-85,8% a Treviso, -75,8% a Venezia, seguono Verona e Brescia con cali rispettivamente del 71% e 77%. Il 2020 si chiude per il polo aeroportuale del Nord-Est con un crollo drammatico dei passeggeri, un anno disastroso per tutti gli aeroporti, ma che ha visto nel Nord-Est un calo dei passeggeri ancor più marcato, determinato dall'incidenza molto bassa in questi scali del traffico nazionale rispetto a quello internazionale, che è stato praticamente azzerato dalla pandemia. Una situazione estremamente difficile che tuttavia non impedisce di lavorare in questi mesi per la ripartenza che si spera arrivi con la stagione estiva. Noi dobbiamo essere pronti per garantire che una volta che il viaggiatore medio riprende la confidenza per tornare a volare, gli aeroporti devono essere operativi. Come si fa a riprendere questa confidenza nel viaggio? Ovviamente vaccini in primis, penso che tutti stiamo aspettando l'effetto di questi vaccini, e mettendo quello che oggi si chiamano i COVID free flights, cioè si parla tanto dei voli COVID free, cioè dove si fa il tampone prima di partire. Il gruppo Save sta lavorando con le varie compagnie affinché, non appena si ripartirà, ci siano voli e posti disponibili. Circa la riapertura del Canova di Treviso, che il comune auspica per il 1° aprile, c'è un grosso punto interrogativo. Ryanair ha già tutti gli operativi in vendita. Ripeto quello che dice sempre il nostro presidente, il dottor Marchi. Noi apriremo un giorno prima che ci siano i passeggeri. Per cui se i passeggeri ci saranno, Treviso riapre. Ovviamente è qualcosa che dipende più da come accennava lei, di chiusure di stati, di capacità di poter operare questi voli.